Allison, aspetta! Non puoi abbandonare il tuo vicepresidente! Io posso e come? Hai abusato della mia fiducia e meriti il mio disprezzo! No! Aspetta un momento! Era solo un compito idiota! Wow! Parli proprio come i miei genitori! Perché cerchi sempre di salvare il mondo, Allison? Quando uscirai da questa fase, Allison? Dicono che è una fase? Sì. Quindi? Non è una fase, giusto? No che non lo è. Il mondo ha bisogno di tutto l'aiuto possibile, e specialmente con voi Thunderman nei paraggi. Che vuoi dire? Beh, che tu e Phoebe siete tremendi. Siete entrambi egoisti. Non vi importa di quello che fate o dite per arrivare al vostro scopo. Va bene. Ho capito il tuo discorso. È tutta colpa mia. Cosa mi devo aspettare? Le tue scuse? Sì. E per tua informazione, non capita molto spesso. Comunque le sto ancora aspettando. Ti chiedo scusa. Peccato che sia tardi. Ci hanno sbattuti fuori. Non dobbiamo mollare. Andiamo a parlare con la signorina Austin e blocchiamo quel trattato immediatamente. Perché di colpo ti interessa? La ragione è perché so che ferisce sentirsi dire che è una fase. È quello che i miei mi dicono sempre. Adesso in quale fase sei? Quella dei bei capelli? Una cosa del genere. Allora, vogliamo rientrare là dentro? Non vedo l'ora. Aspetta un attimo. Adori il mio taglio, eh? Non essere sfacciato. Nazioni del mondo. Il trattato si basa su una bugia. Ho detto ad Allison che la dimostrazione era stata annullata. Tenevo al mio successo e non a fare la cosa giusta. L'Argentina ora sta con la Groenlandia e la missione è salvare gli orsi polari. Ma la torta della pace dov'è? Io l'ho buttata. No torta, no pace! Non si attacca un alleato degli orsi polari! Tacchina! Sta attento, scusa. Madre Russia! E cosa hai da dire su mia madre? Beccati questa cola! Ingolzati di fontina! Che scena, eh? C'è il caos totale e io non ho mosso un dito. Grazie di avermi sostenuta, Phoebe. Ho sbagliato a volerti zittire e ancora di più a farti uscire con quella zucca vuota di mio fratello. Sono davanti a te, mi vedi? Ecco il trattato. Vuoi avere tu l'onore? Vincere fa sentire così bene! Aia! Uno squalo volante! Pensavo potessi fare molto meglio, Tonga! Quella ragazza mi piace. Anche a me. Si merita la vittoria. Bel lavoro, Canada. Adesso, se vuoi scusarmi, ho una ragazza da conquistare. Ehi, Max! Ehi! Phoebe? Lei si è autoinvitata. È tristemente sola e patetica. Ti presento i miei. Poi gli ho fatto una presa al collo e gli ho spezzato la schiena in tre punti! Ellie Wally! Papà, mamma, lui è Max! E io sono Phoebe, la sorella gemella. Adoro le arti marziali miste. Voi due siete una coppia di magnifici pesi welter. Ah, indovinato, te ne intendi. Io sono Debbie, lui è Gary. Così, finalmente incontriamo il cosiddetto ragazzo della nostra bambina! Ehi, testone! Non lo sai che quel taglio di capelli anni 80 faceva pena già allora? Max, non vuoi dire niente? Tua madre ha sbattuto la faccia contro un camion di trucchi? Max! Max, che ci fai qui? Ma quella nella gabbia è Phoebe? Sì, volevamo fare pace con i tuoi e quello era l'unico modo. Continua così, Daisy!
Lei sta combattendo per farci stare insieme. Non dovresti farlo tu? Io non posso rovinarmi la faccia. Ho questo bel profilo da dio greco e poi le mie labbra sono così carnose. Lo so che sei uno schianto. Quello che vorrei è che facessi una lunga chiacchierata con i miei genitori. Almeno capiscono perché ci tengo a te. Va bene. Colosso non è così esigente. È solo strano. Gary, Debbie, ci sono. Allora, la mia paura era quella di non piacervi se avessi aperto bocca, ma visto che non vi piaccio comunque, vi dico quello che penso. No, rovinerà tutto il mio duro lavoro! È la mia gamba quella. La verità è che... ecco, Allison è la ragazza che amo. E il fatto di separarci mi ha spezzato il cuore. Non sapevo neanche di averne uno prima di conoscerla. Ah, hai appena parlato con i miei senza insultarli una volta? Ah, sì? Ma che cosa mi hai fatto? Ti sta semplicemente migliorando! Oh! Ascolta, Max, ora che mi hai detto tutto quello che pensi, non cambia un accidente! Non voglio che frequenti mai più la mia Ellie Wally, è chiaro? Cosa? Ha detto, non devi mai più frequentare la mia Ellie Wally, è chiaro? Io non capirò mai i genitori, eppure in TV fila sempre tutto liscio. Che cosa avete contro Max? Per lui è stato difficile parlarvi, non ci riesce con gli adulti senza insultarli, ma con voi l'ha fatto. Sì! Io non ho detto niente del taglio anni 80 o dell'inguardabile trucco. Era ad alta voce? Molto alta! Il punto è che Max è il ragazzo ideale. Non è affatto come gli altri, è simpatico, sveglio. E un giorno conquisterà il mondo. Sì, potrebbe anche succedere. Voi non potete trattarmi come la piccola Ellie Wally per sempre. È vero, ha ragione. Beh, se proprio devo lasciarti frequentare qualcuno, preferisco che sia il tizio che ti piace tanto. Anche se non capisce un tubo di capelli e di pettinature all'ultima moda. Bene, eccoci all'albero del cuore. È meraviglioso. Molto meglio del selfie alle cascate a forma di natiche. Sai, non dovrebbero lasciare che le persone nuotino lì. Sbrighiamoci. Grazie, Max. Non voglio che una signora venga colpita dal letame. Forse ha colpito Phoebe. Phoebe? È rimasta indietro per aiutare Gideon. Ha detto che ci raggiungerà. Ah. Qualcosa non torna. Lo so, quello sterco di mucca era gigantesco, ma con che cosa le nutrono? No, intendo che Phoebe dovrebbe essere qui ormai. Devo tornare indietro. Davvero? Un minuto fa speravi fosse stata colpita da una cacca volante. Sì, ma quello è divertente. Ok, è divertente. Ma è anche malvagio. Come dire di voler fare un selfie all'albero del cuore invece squagliartela. Ok, va bene. Seguimi e vedrai che ho ragione. In più, sono l'unico che sa come uscire da qui. Perché questi cosi non vedono i bidoni dell'immondizia? Ecco fatto. La prova che io non sono più malvagio. L'ho capito quando hai dato una mano a Phoebe. Sembravi davvero in ansia per lei. Lo so, è una cosa strana. Spero che non continui. Andiamo. Oh no, siamo in trappola. Perché ne avrà messa una qui? Le coppie che vengono all'albero del cuore non dicono mai arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.